Ancora un grosso saluto da Quiri, eccoci di nuovo con la rubrica Promosso o Bocciato. Sigla! Frosinone Inter. Il Frosinone viene dalla partitaccia di Marassi, ha preso 4 gol del Genoa, una sconfitta nettissima. L'Inter, anche lei, viene dalla sconfitta casalinga con il Torino, però con delle attenuanti. La differenza tecnica tra le due squadre è notevolissima, perciò i favori del pronostico, secondo Quiri, sono tutti appannaggio dell'Inter. Frosinone Inter 2. Chievo Carpi. Il Chievo sta attraversando un ottimo momento di forma, ha strapazzato 3-1 il Palermo la settimana scorsa, e il Carpi invece è caduto in casa con il Sassuolo. Quindi vedo favorito il Chievo di Maran e perciò dico Chievo Carpi 1. Suolo Genoa è una sfida tra due squadre in salute, entrambe vengono da due nettissime vittorie, quindi non è un pronostico facile. Quiri crede che se la possano giocare e quindi vede un pareggio. Sassuolo Genoa X. Juventus. Milan sta andando male, ha perso a Bergamo, ha perso le sicurezze che aveva acquisito a inizio dell'anno, dove sembrava che la squadra di Mihajlovic stesse andando meglio. La Juve invece è lanciatissima verso il quinto scudetto consecutivo. Milan-Juventus 2. Continuiamo con il derby toscano, Empoli-Fiorentina. L'Empoli, nonostante la sconfitta dello Juventus Stadium, tra l'altro preventivabile, con la Juventus, è in un buon momento. La Fiorentina no, gli uomini di Paolo Sosa non riescono più a vincere. La Fiorentina, secondo me, è più forte dell'Empoli, quindi le due squadre potranno fare un match equilibrato. Empoli-Fiorentina, X. San Paolo va in scena a Napoli-Verona, non è un testacoda ma poco ci manca perché è la seconda della classe contro l'ultima. Il Verona ha avuto un sussulto d'orgoglio a Bologna, il Napoli è senza Higuain, ma nonostante questo vedo nettamente favoriti i partenopei di Sarri. Napoli-Verona 1. Sampdoria-Udinese. I Liguri vengono da un buon punto a Firenze, mentre l'Udinese ha subito tutti facendo ben 3 gol al Napoli. Credo che anche queste due squadre possano giocarsela ad armi pari. Sampdoria-Udinese X. A Torino va in scena la sfida tra i Granata di Ventura e l'Atalanta, quindi Torino-Atalanta. Il Torino ha espugnato San Siro la settimana scorsa, mentre l'Atalanta ha regolato il Milan. Entrambe le squadre vengono quindi da due vittorie e anche qui vedo un match in equilibrio. Torino-Atalanta X. Palermo-Lazio. Il Palermo è in difficoltà. La cura Novellino, come detto, non fa effetto. La Lazio viene dalla batosta del derby, quindi due squadre che sono un po' in crisi, credo che si possano dividere la posta. Quindi Palermo-Lazio X. Roma-Bologna è, secondo me, assieme a Napoli-Verona, il match meno equilibrato della 32esima giornata. Roma di Spalletti che sta andando fortissimo, mentre il Bologna ha decisamente mollato e ha perso le ultime 3 partite. Roma-Bologna 1. E quindi questa settimana è andata meno bene dell'altra,
ho azzeccato 4 pronostici e ne ho sbagliati 6. Vedremo come andrà le prossime partite. Il mio obiettivo da qui in avanti è quello di migliorare la performance della settimana scorsa, che era di 6 pronostici azzeccati, quindi dovrei arrivare almeno a 7 su 10. Ci vediamo la settimana prossima, di nuovo con la rubrica Promosso o Bocciato. A presto, ciao!